Nella vita non c'è mai una sola strada, noi possiamo sempre scegliere. Possiamo scegliere di dare voce alle nostre esigenze. Fiori d'Acciaio sostiene con forza i progetti e le iniziative di solidarietà sociale, soprattutto nei riguardi delle donne, creando un circolo virtuoso. La nostra mission principale riguarda la tutela dei diritti delle donne, che non hanno le giuste opportunità per valorizzare i propri talenti, ma non solo. Fiori d'Acciaio arriva anche nelle scuole, per confrontarsi con noi, le nuove generazioni. A cominciare da quelle più giovani, che sono la speranza del futuro. Ma in questa strada tutti dobbiamo essere uniti e mettere in campo le nostre peculiarità. Io sono qua per qualcosa in cui credo. Noi donne siamo capaci di voltare le spalle al passato, perché non c'è una sola strada da percorrere. Noi possiamo sempre scegliere. Si occupa di promuovere il ruolo della donna all'interno di quelle che sono le professionalità, attraverso l'associazione che è stata presentata, Fiori d'Acciaio. È leader nel campo assicurativo, Marcella Cannariato. Buonasera a tutti. Io adesso parlo a nome di tutti i componenti di Fiori di Acciaio, un'associazione no profit di cui sono presidente. E che dire, noi siamo qua. Siamo presenti perché è nostra intenzione iniziare a confrontarci con idee nuove, diverse, e cominciare a riflettere su quale direzione dare a una Sicilia bloccata che sembra avere rinunciato al proprio futuro. Noi, tutti noi, sappiamo perfettamente che viviamo un tempo di grandi difficoltà e responsabilità anche. Ecco perché siamo chiamati tutti a fare la nostra parte, anche se il patto di corresponsabilità tra cittadini, politica, istituzioni fa acqua da molte parti. Da una parte, ahimè, c'è questa politica lontana dalla storia delle persone, dall'altra c'è un corpo sociale molto, molto frammentato. Troppi siamo noi cittadini rassegnati, indifferenti, o condizionati. E allora c'è chi resta nel mezzo e sono i più deboli, i meno garantiti, in un quadro di intollerabili diseguaglianze sociali. Quello che stiamo vivendo è quindi un momento in cui o si ha il coraggio di operare delle scelte decisive o perderemo la partita. Ed è irresponsabile chi cerca di tornare a un passato che non esiste più e che viene idealizzato proprio perché è perduto per sempre. Occorre quindi definire degli obiettivi chiari e impegnativi e dobbiamo riprendere in mano i destini della nostra comunità. Questo, e fate attenzione, questo vuol dire io sono disposto a fare squadra. Da questo punto di vista non c'è né destra né sinistra, perché i problemi e le responsabilità, è bene che ce lo diciamo tutti, sono trasversali. E allora da dove ripartire? Fiori d'Acciaio vuole lanciare un programma breve, sintetico, welfare in appoggio alle donne, perché se tutte andiamo a lavorare il prodotto interno lordo aumenta. Lavoro per i nostri figli che a migliaia emigrano dalla nostra terra. In 10.000 ragazzi sono andati via da Palermo in 2 anni. Nessuno spazio alle tangenti, meno tasse e meno costi per noi siciliani. Lo so che il compito è difficile e dobbiamo appoggiare chi ci governa, ma non c'è dubbio, dobbiamo anche cambiare il nostro modo di pensare. Come qualcuno ha detto dall'altra parte della terra, noi siciliani e i Fiori d'Acciaio concordano, noi però ce la faremo.
Grazie.